questi giorni non ti abbiamo nemmeno dato la possibilità di dimostrarci quella che sei. Cioè, mi dispiace, infatti ho detto a Silvia che... Non preoccuparti, ci ho fatto l'abitudine. No, davvero, io non so come scusarmi, cioè io pensavo che... Non preoccuparti, va tutto bene. Beh, guarda, per farmi perdonare ti canto una canzone. Io canto raramente davanti agli altri, però tu mi ispiri fiducia. Ok, dai, sentiamo. Be remembered.
ne hai da fare? No, non credo. No, mi chiedevo se volevi venire a Pavia con me a fare shopping. Sì, certo, perché ora ci vediamo. Beh, guarda, allora, facciamo così. Allora, usciamo da scuola, poi tu vieni qua, mettiamo giù gli zaini, prendiamo sulle borse, poi andiamo e basta. Va benissimo. Ma è tardi, mia mamma sarà qui a momenti. No, no, aspetta, prima mi dai il tuo numero. Sì, sì, certo. Chi sei? Allora, 389 33 65 96. Ok, dai, andiamo. Va bene, ciao Lisi, grazie. No, figurati. Ci vediamo domani, quindi. Va benissimo. Ok. Ok, ciao. Ciao, ciao. Buongiorno, cosa prendete? Per me un tè al limone. Perché? Io un maxi toast. Basta così? Sì, grazie. Vabbè, già che siamo qua conosciamoci meglio, no? Ok. E come mai ti sei trasferita? Perché i miei genitori non dicevano il posto dove stavamo. Ciao. Di chi è il tè al limone? Mio. Grazie. Prego. Grazie. Di niente. Grazie. Ciao. E tu non gli hai detto niente? No, perché speravo nel cambiamento. Ah, e ha funzionato? Direi, ho appena fatto shopping e sono in bar con una persona brava come te. E le altre? E le altre sono le tipiche persone che vogliono stare al centro dell'attenzione. Ma tu non sei come loro, perché ci fai gruppo? Beh, aspettavo una persona come te. Ma voi conoscete Luigi Bocca? No. No. Ah, ok, scusate. Ma così rischi di essere scambiata per una come loro? Ma quelle sono persone superficiali, cioè a me non interessa essere conosciuta da loro. Come tutti capisco. Ma dove hai imparato a ballare così? Beh, veramente io guardo in TV e imito. Davvero? Ma sei proprio una vera forza della natura. Beh, non esageriamo. Beh, oddio, forse esagero, però, cioè, per non aver mai preso lezioni sei bravissima. Vabbè, dai, usciamo. Sì. Guarda, però sabato prossimo ce li andiamo. Ovvio, forza, la camicetta perché... che avevo trovato. Peccato che non avevo soldi abbastanza, perché se no. Sì, non c'era la mia taglia, se no la prendevo, guarda. Sfortuna. Che io sfiga. Ho preso quel maglioncino secondo te. Oh, la conosci sta canzone? Sì. Oh, andiamo, andiamo. Thank you.
Belli ci sono le tue amiche. Sarà destino. Allora, non farti prendere dal panico, che tanto vai bene, stai tranquilla. Beh, oddio, forse saranno un po' scontrose, ma tu sei te stessa e vedrai che va bene. Ci proverò. Vabbè, lei è Alessandra, tanto la conoscete già, no? E, boh, avevo pensato che magari poteva ballare con noi. Beh sì, l'abbiamo vista, ma chi ci dice che non ha organizzato tutto prima di venire in piazza? Se vuoi entrare nel nostro gruppo, fai un minuto di balletto improvvisato e poi vedremo. Ok. Rock and roll, no halo, we party rock. Yeah, that's the clue that I'm reppin' on a rise to the
top, no Lennon or Zeppelin. Hey! Party Rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah! And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time.